Imparare ad usare i blocchi del corpo, chiamati anche bandha, è essenziale nella pratica del Kundalini Yoga. I blocchi del corpo servono proprio ad indirizzare l'energia Kundalini e ad aiutarla a salire lungo la colonna vertebrale. Se siamo in grado di eseguire questi blocchi correttamente, potremo sperimentare tutto il potere dell'energia Kundalini in modo completamente sicuro. I blocchi del corpo sono tre, vediamoli insieme. Il primo blocco è Mula Bandha, chiamato anche blocco della radice, che di solito viene applicato alla fine di ogni esercizio. Per applicarlo correttamente contraiamo contemporaneamente tre diverse aree del corpo, il perineo, gli organi sessuali ed il punto neveo. Una alla volta, proviamoci insieme. Allinea bene la colonna vertebrale, inizia contraendo il perineo. Mantenendo questa contrazione, contrae gli organi sessuali e per ultimo il punto neveo. Sentirai una forte connessione con la terra sotto di te e maggiore stabilità. Inspira, contrai, espira, rilassa. Se vuoi puoi mettere pausa e provarlo per qualche minuto. Il secondo blocco è quello del collo, Jalandhara Bandha, che si applica durante gli esercizi e le meditazioni. Per applicarlo basta portare il mento leggermente verso il petto, che rimane aperto e rilassato. Il segreto sta nell'allungare bene la parte posteriore del collo e allineare la colonna verso l'alto. I muscoli del viso, collo e spalle rimangono rilassati. L'ultimo blocco è Uddiyana Bandha, il blocco del diaframma. Questo blocco non viene applicato spesso, tuttavia è importante sapere eseguire tutti e tre. Mi raccomando, fai Uddiyana Bandha solo quando sei a stomaco vuoto. Inspira profondo con la schiena dritta, espira completamente tutta l'aria fuori e trattieni. Ora contrai l'intera area addominale verso l'interno e verso il diaframma, come per risucchiare gli organi interni verso l'alto. Trattieni qualche secondo e quando vuoi inspirare di nuovo, mi raccomando, prima rilassa la pancia e poi inspira. Quando eseguiamo tutti e tre i blocchi contemporaneamente, stiamo facendo il Maha Bandha, grande blocco. Ti consigliamo di dedicare del tempo a perfezionare l'uso dei blocchi se vuoi praticare il Kundalini Yoga in modo sicuro e corretto. Grazie per averci dedicato un po' del tuo tempo. Se hai domande, scrivile pure nei commenti. E buona pratica!